Uno dei temi che la rete internazionale Borghi d'Europa affronta è quella delle ferrovie, parentesi, non dimenticate. Circa 10 anni or sono nacque a livello nazionale un tavolo di concertazione tra diverse associazioni, fra cui Lega Ambiente, Touring Club Italiano, insomma le più grandi associazioni di interesse di difesa e valorizzazione ambientale, che si chiama COMODO, che sta per Confederazione della Mobilità Dolce, riconosciuta poi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come interlocutore. Perché c'era un patrimonio ferroviario di ferrovie dismesse e abbandonate che potevano essere o addirittura recuperate all'esercizio ferroviario, anche turistico voglio dire, e altrimenti le ferrovie dismesse che non potevano essere economicamente vantaggiose, diciamo, trasformate in ciclabili in poche parole. Questo grande progetto è da noi accompagnato da circa 5-6 anni, noi intendo dire i giornalisti e i comunicatori di Borghi d'Europa, che è una rete fatta per informare chi informa e che valorizza oltre 20 paesi europei, non solo quelli dell'Unione Europea, ma anche paesi che sono dentro il Consiglio d'Europa, magari come la Svizzera, San Marino, la Russia e altri paesi. Ci ha fatto piacere, in occasione dell'Expo Ferroviario 2017 che si tiene alla Fiera di Rho, praticamente a Milano, la Fiera di Milano, cercare di valorizzare alcune aziende del Nord-Est. Il mitico Nord-Est almeno lo era, diciamo così, no? Lo è ancora adesso per la creatività e l'ingegnosità. Conegliano e i dintorni è sempre stata la Silicon Valley dell'acciaio, del Linux, diciamo così, no? E il signor Doro rappresenta, anzi siamo nella loro azienda proprio, la Multirail, e che ha scoperto una nicchia di mercato, cioè si è differenziata da quelli che fanno per la ristorazione eccetera, pur restando nel settore. Signor Doro, cosa fa la Multirail e un po' di storia? Ma la Multirail è un'azienda che è nata, diciamo, a 17 anni, però con un'esperienza e un bagaglio alle spalle molto elevato, perché abbiamo fatto con alcuni miei collaboratori molto, molto di colonna, di struttura, un'azienda che è partita oltre 30 anni fa e abbiamo iniziato quasi così, per sbaglio, sul settore ferroviario. Il settore ferroviario inteso come catering a bordo treno. Certo. Catering a bordo treno negli anni si è sviluppato, ha avuto un incremento di un certo livello. Quello che la Multirail ha cercato di mantenere al suo interno è di portare innovazione, ricerca, sviluppo di nuovi prodotti. E anche estetica, mi lasci dire, perché ho visto anche le fotografie l'estetica. E sono belle. E sull'estetica siamo un po' anche riconosciuti dai grandi designer. Il Made in Italy è fondamentale, certo, perché trovare un design come i nostri grandi Pininfarina, Giugiaro, certo, e tanti altri, e non solo italiani, che ti dicono guarda che io voglio questo oggetto anche se è strano, però mi preferisco averlo così. Quindi avere la fantasia di seguirli, cioè, e di accompagnarli. I materiali, la costruzione, quindi esatto. Tutto è bello nel disegno, dopo del progetto, dopo bisogna farle. Bisogna farle e farle anche in forma industriale, perché anche un oggetto di 10 pezzi diventa un prodotto che deve essere standard, certo, competitivo, la competizione come è su tutti i mercati. Riproducibile e sostituibile. È sostituibile, è fondamentale sul settore ferroviario, poi fondamentale perché chiedono una affidabilità molto elevata. Stiamo lavorando su dei programmi dove gli diamo una garanzia di oltre 6-7 anni. Caspita. E quindi come vengono utilizzati questi materiali, ecco perché la ricerca diventa fondamentale. Fondamentale da un punto di vista non solo di ricerca ma anche di innovazione, inserire all'interno e dare l'opportunità di avere dei prodotti innovativi che agevolino l'operatività, perché certo, si lavora in ambienti molto... È un po' un artigianato di lusso, dai, che diciamo di sì. Anche perché sono tutti, sì, non sono produzioni di serie intese in senso... Assolutamente. Ecco, cioè voglio dire, sono produzioni che richiedono una capacità anche di finitura fondamentale, secondo me, almeno credo. Sì, fondamentale, perché ci sono delle norme molto, ma molto restrittive che cambiano ogni volta. Cambiano di volta in volta, ci si aggiornano continuamente. Ci sono delle norme che devi seguire per avere comunque l'affidabilità e dare soddisfazione agli audit dei nostri clienti, certo, finali, oltre che a noi stessi quando andremo sul treno a utilizzarli. Certo, almeno dico, mi godo. Esatto. Ecco, esatto. Poi io so già, così ne abbiamo fatto una chiacchierata anche l'altro giorno molto veloce, che
avete grandi clienti, Trenitalia con i Frecciarossa, Italo, sì, ma anche l'estero però mi pare che vada bene. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando con l'estero. Diciamo che la Multirail a livello europeo e non solo è riconosciuta parecchio, perché abbiamo lavorato per anche... questo è il nostro un progetto europeo e per quello vi abbiamo individuato subito. Sì, sì, siamo presenti attualmente su il più grosso programma di rinnovazione dei treni con la Svezia, che sono arrivano tra un poco, tra le altre cose, e siamo oggi già abbiamo quelli, poi lavoriamo con la Svizzera per treni che vanno in Inghilterra. Certo. In Inghilterra siamo già presenti con la Virgin, che abbiamo fatto oltre parecchi treni anche lassù, in Finlandia siamo un po' presenti su diversi settori. Diciamo che la competitività a livello europeo non è elevata perché la nicchia è abbastanza ristretta. L'ho detto prima all'inizio, no? Questa nicchia che avete saputo ritagliarvi nel mondo della Silicon Valley, dell'acciaio, diciamo, no? Così. Che è importante, vuol dire creatività, innovazione, saper intercettare quali sono i settori che possono essere ancora sviluppati soprattutto. Sì. Sì, perché l'innovazione è comunque un concetto che lo scopri ancora di più quando ti trovi in competizione oppure con qualche cliente che è al di fuori delle solite istituzioni, certo. Come può essere stato Italo. Certo. E con Italo abbiamo sviluppato anche oltre i 25 treni, anche gli 8 treni. È cambiata tutta la capacità societaria e dirigenziale proprio in questi giorni. Esatto. Arriva un grande manager, Ho sentito che ha messo a posto i conti della team prima Cattaneo. Non lo dico perché so che è un grande manager, ai soldi là, non so neanche di che colore sia, non me ne frega niente. Dico però che è un grande manager, insomma. Sicuramente bisogna avere anche l'organizzazione dirigenziale delle aziende all'altezza dei tempi. Che sa interloquire, certo. Assolutamente, perché ci sono istituzioni abbastanza pesanti, rigide, però comunque il mondo va in una maniera rapida, veloce. Noi stessi, quando saliamo su un treno, abbiamo l'esigenza di qualcosa di pratico. Come continuare a lavorare, insomma, esatto. Continuare a lavorare, le wifi, tutte queste cose. La wifi, addirittura c'è la lettura che io posso ordinare tramite il mio telefono. Quello di cui ho bisogno, insomma. Sì, ma anche a livello di un caffè, di una briosa, direttamente sul treno, e è una cosa che... Tecnologie assolutamente avanzate. Insomma. Io mi auguro solo che ci sia anche da parte dei design o degli acquirenti di questi treni che capiscano che ci deve essere una tecnologia un po' più elevata, confortevole. Non parliamo solo di distributori automatici, un problema che è abbastanza critico, però come il comfort che ha fatto Italo, che avevano addirittura iniziato ancora gli ungheresi che volevano una carrozza cinema. Quindi è sempre continuamente in evoluzione. Sì. Voi tra le altre cose siete molto affezionati all'Expo di Berlino, no? Diciamo, quello è il punto vostro annuale di riferimento. All'Expo ci andate per incontrare i clienti, per conoscere, da eccetera. Parecchi anni che ci siamo, però Berlino è fondamentale. Berlino è una vetrina sul mondo, Inotrans. Da Berlino si trova dal Sasso, che uno vuole andare a trovarsi il Sasso, alla novità assoluta sia sulle rotaie, sulla segnalazione, addirittura sulla manutenzione che fanno anche alle rotaie o ai carrelli. Sì, una cosa eccezionale. È una cosa meravigliosa. Immagino che con queste premesse il futuro per il Multirail nei prossimi anni dovrebbe essere positivo e di espansione, credo, almeno Ci stiamo lavorando su campi anche abbastanza grandi. Diciamo che l'investimento a livello statale attualmente in Europa, c'è la Germania che dovrebbe partire con l'alta velocità nuova e il famoso TGV che dovrebbe parlano del 2020, nel 2020 dovrebbe iniziare. Hanno già istituito la piattaforma d'eccellenza. Bene. Però altri investimenti tranne la Spagna, che la Spagna nel suo mondo un po' sereno, tranquillo, ha già ordinato La Spagna è un PIL superiore al nostro, più in crisi di noi e ci ha superato tranquillamente ormai. Ha già ordinato altri treni nuovi, alta velocità, insomma. Tanto per dire come vanno le cose. Sì. Bene, noi avremo naturalmente fino al 2018, diciamo che le Terre del Piave saranno un po' il punto d'incontro dei giornalisti che si occupano di trasporti, di ferrovie, perché poi noi attraverso questo progetto delle ferrovie non dimenticate poi valorizziamo anche i territori dove ci sono stazioni, ristorazione, buoni prodotti, eccetera. Quindi attraverso il treno
si può far parlare in maniera eccellente anche i nostri territori. Signor Doro, la ringrazio. Io volevo solo dire un'altra cosa, nel contesto di questo argomento diventa interessante. Noi, sarà 7-8 anni fa, abbiamo fornito un treno che il cosiddetto treno enogastronomico. Verissimo. Che è nella zona del Grazie Piemonte. Grazie di averlo ricordato. È una cosa favolosa, nel senso che recuperare un treno, una carrozza vecchia, alcune carrozze vecchie, adibirle alla ristorazione, cioè quello era solamente e soprattutto una movimentazione di persone che si fermavano nei vari siti, nelle stazioni, dove però mangiavano qualcosa di prodotto però particolare. Con la grande cucina e con i grandi prodotti italiani. Esatto, abbinare... Non so, ecco, lei ha fatto bene a fermarmi, perché questa è una... Poi, vista la specificità anche dell'azienda, è ovvio che ci sia un'attenzione a questo tipo di temi. Sì, insomma, sì, fondamentale, perché insomma abbinare due cose, siamo un paese che insomma ne ha di risorse. Ben da raccontare, anche quando sembriamo dimenticarcene, anzi no, mi correggo, anche quando sembra che i politici se ne dimentichino, non gli operatori. Sembra, io credo che sembra, perché sia una cosa politica, perché in fin di conti il paese nostro ci dà delle soddisfazioni enormi. Grazie a Multirail e al prossimo appuntamento che avverrà entro novembre. Grazie a lei, arrivederci. Borghi d'Europa è la rete internazionale che mette insieme territori e borghi ricchi di storia, cultura, arte, intellettualità, ma che non hanno mai avuto l'occasione poi per valorizzare questa cultura, la cultura d'impresa, la cultura locale. All'interno di questo progetto ci sono varie unità tematiche, fra cui una in modo particolare è veramente degna di riscoperta e di valorizzazione, ed è la riscoperta delle ferrovie dimenticate, sia per il recupero delle tratte ferroviarie, sia dove non sia possibile perché non è economico, il recupero come ferrovie turistiche o come ciclovie, diciamo così. È un progetto che giura ormai da 10 anni, a livello nazionale c'è un comodo, si chiama, è un comitato per la mobilità dolce, si chiama proprio, dove di cui fanno parte Italia Nostra, Lega Ambiente, insomma tutte i Touring Club, tutte quante le grandi associazioni culturali e ambientali, non ambientaliste. Faccio questa correzione per capirci subito. Siamo alla vigilia ormai quasi di Expo Ferroviario e l'unità di informazione nostra di Milano ci segnala, guardi che c'è una ditta del vostro territorio, la Fratelli Amedeo S.P.A. che partecipa all'Expo Ferroviario. A parte che mi piacere di conoscerla già, voglio dire, è venuto già altre volte negli anni passati così ad occuparci. Carlo, seconda generazione, no? della famiglia, nell'arte imprenditoriale, diciamo così. Un po' di storia dell'attività. Beh, la nostra azienda abbiamo fatto il 50° nel 2014, è nata da l'idea di mio padre e dei miei zii, dall'esperienza avuta presso alcune officine di avviare una loro attività di elettrauto, l'orgoglio con mio nonno di poter aprire una loro attività, anche se ben piccola, per trasmettere quello che loro avevano appreso lavorativamente, riuscire a fare questa piccola attività. Però una strada segnata dall'autonomia imprenditoriale, sì. E quindi sono nati come officina elettrauto per vetture, in particolar modo per autocarri, in quanto qui vicino a noi ci sono delle realtà, un'agenzia di autotrasportatori, quindi negli anni questa attività si è sviluppata, perché adesso non vorrei dilungarmi molto, ma a molti anni fa negli autocarri non c'erano degli accessori che attualmente sarebbero di serie, come il riscaldamento di bordo, l'autoradio, il condizionatore. Credo anche più, insomma, esattamente. Quindi loro, tra le attività di manutenzione, poi si sono proposti anche come installatori di questi accessori, in particolar modo delle quelle apparecchiature a gasolio che potevano riscaldare autonomamente la cabina mentre gli autisti dormivano la notte. Certo. Che nei primi non c'era, quindi si dormiva con la coperta anche d'inverno. Anche. Sì.
E finché hanno iniziato a installare questi prodotti, hanno iniziato anche a commercializzarli, quindi e sono ritrovati a pian piano trasformare un'azienda che dell'elettrauto artigianale a un'attività commerciale. Infatti siamo riusciti ad avere la distribuzione per il Triveneto di questo prodotto della Webasto, da leader del settore, e da lì siamo riusciti a farci conoscere anche nel Triveneto, poi anche a livello italiano. Quindi poi l'inverno lavoravamo con questi riscaldatori, lavoravano perché ancora io ero piccolino, però già mi ricordo le riunioni che facevamo con le officine, con gli agenti da Webasto, e poi la volta poi abbiamo detto: ma perché è d'estate, cosa facciamo? Giustamente all'estate iniziamo a lavorare con condizionamento, quindi i vari di Avia, per la climatizzazione per le auto, e anche lì c'è stato degli anni, c'è stato quel boom economico degli anni 90 che ha aiutato non poco, e comunque tante vetture non avevano il condizionatore, quindi c'era questa corsa all'installare questi clima. E da lì un po' alla volta ci siamo spostati nel trasporto pubblico, quindi dall'auto, quando ormai il mercato si stava saturando, ci siamo spostati sull'autobus, che anche lì ancora era una nicchia, perché anche gli autobus urbani, mi ricordo fino a 20 anni fa, difficilmente trovai un autobus urbano con il climatizzatore o col condizionatore. C'era solo negli autobus turistici, ma non di un certo tono. Esatto, ma non negli urbani, quindi anche lì abbiamo iniziato a installare questi impianti, e abbiamo avuto una rappresentanza per l'Italia di una ditta tedesca, una Covetta, che era costruttrice di questi impianti. Poi anche lì il mercato un po' alla volta si stava saturando, e noi abbiamo sempre cercato di inseguire... Visto avanti, diciamo. E quando è stato il momento, anche Trenitalia, soprattutto con i treni regionali, nel 2000 c'è stata, 2000-2001, questa campagna di Trenitalia che voleva condizionare tutte le carrozze già esistenti, non nuove carrozze di nuova produzione. E siamo partiti, anzi loro sono partiti, con le vetturine, le famose 668, 663, ALN, quello con motore Fiat a sogliola. Certo. Che ancora tutt'oggi stanno viaggiando. Rosse e marroni o blu e marroni. Sì. E quindi loro hanno pensato: come facciamo a fare un condizionatore che non costa tanto, è veloce da installare, e quindi hanno fatto queste installazioni di condizionatori d'autobus su delle vetturine ferroviarie. E noi altre due aziende abbiamo partecipato alla gara e abbiamo acquisito questa commessa, e da lì siamo entrati nel mondo ferroviario, con un prodotto d'autobus siamo entrati nel mondo ferroviario, e ne abbiamo fatte anche parecchie, adesso non mi ricordo il numero, però da lì nasce poi l'inserimento nostro nel mondo ferroviario. Poi abbiamo partecipato anche a altre gare, perché Trenitalia, dopo queste vetturine a gasolio, ha voluto condizionare anche le carrozze ferroviarie MDU-E, MDU-C, e noi abbiamo partecipato, abbiamo vinto anche lì due commesse, e però lì è un condizionatore già a 380 volt, quindi iniziava ad essere qualcosa di più impegnativo, e però ci siamo lanciati, e grazie a entrambi, sia mio zio, che comunque ha commercialmente ha avuto l'intuito di entrare, inserirsi, cioè, è stato un geniaccio commercialmente, e mio padre, che comunque tecnicamente è quello che poi ha realizzato assieme agli altri collaboratori questi impianti. E insomma siamo usciti e abbiamo fatto anche dei bei lavori, e poi da lì altre più piccole commesse, insomma abbiamo sempre arricchito ulteriormente, inserendoci anche in Trenitalia, anche con i ricambi, con altre ferrovie, perché poi adesso parliamo di Trenitalia, però a livello italiano ci sono anche altre ferrovie private, insomma, che abbiamo collaborato. Interessante questa scoperta, sempre in anticipo, questa capacità visionaria, sì, di progettare il futuro e trovare nicchie di mercato, no? In fondo ricordavo questa mattina alla Multirail, che fa tutte le cucine. Sì. L'Italia del gusto è la voce che merita il tuo ascolto. Questa mattina, per esempio, alla Multirail, come l'hai pensata
equipaggiamento catering per... Sì, conosciamo, insomma, collaboriamo. Siete sì. voi, tra le altre cose, sì. a darmi l'indicazione, no? Mi dicevo appunto che colleghiamo le Silicon Valley dell'acciaio Inox, aziende sì. che lavorano Linux. Ecco, anche loro, però, all'interno di un mercato più che saturo, voglio dire, hanno saputo scegliersi una nicchia e svilupparla bene, voglio dire. Quindi, effettivamente, la capacità dell'imprenditore, io l'ho chiamata visionaria, nel senso non matto, nel senso proprio di sapere prevedere, anticipare. Anticipare e investire nel futuro. Cosa significa il settore ferroviario in prospettiva nel futuro della Fratellia Medio S.p.A.? Cioè cosa conterà, diciamo, in termini non tanto di fatturato, ma di impegno, ricerca e anche fatturato, perché no? Beh, adesso ci sarà per noi comunque, non dico delle nuove opportunità, ma dovremo anche noi cercare nuove strade, perché noi fino ad oggi abbiamo lavorato su dei revamping, cioè su carrozze che non avevano il condizionatore, oppure su delle carrozze su cui siamo andati a fare la sostituzione del clima già esistente, perché comunque per la manutenzione, perché dopo tot chilometraggi, tot la carrozza vengono sventrate, vengono ricostruite e viene sostituito anche l'impianto di condizionamento. Però adesso si sta un po' saturando anche questa attività, quindi dico, Trenitalia adesso stanno acquistando, esatto, esattamente, noi adesso un po' alla volta stiamo cercando di inserirci sul nuovo, sui veicoli nuovi, cioè da andare direttamente dai costruttori. Ma io credo che possa fare una domanda provocatoria. Per esempio, io ho scoperto, continuo con l'esempio di Multirail, loro lavorano moltissimo sia con Italo che con alta sì. velocità, e anche all'estero stanno prendendo una grossa commissione in Svezia per così. Forse con la capacità e talento che ha Amadio S.p.A., forse affacciarsi anche in quei mercati. Dovremmo affacciarci. Dovremmo, ma no, è proprio quella la strada. Noi dovremmo affacciarci con questi mercati. Noi stiamo già lavorando con delle aziende che costruiscono dei veicoli nuovi, però dovremmo ampliare sicuramente questa strada, perché altrimenti. Io sono rimasto stamattina a sentire che c'era la delegazione di svedesi, che era la seconda volta che veniva per chiudere un contratto grossissimo, tra le altre cose, perché il treno, si sa, nella cultura nordica è molto sviluppato sì. che da noi, diciamo così. Quindi il futuro sarà anche l'internazionalizzazione della Fratellia Medio S.p.A., io credo. Esattamente. Con calma, sì. Che li contraddistinguono, sì. perché non avete mai... Cioè, noi abbiamo il settore ferroviario, ma non abbiamo solo il settore ferroviario, quindi abbiamo anche... abbiamo anche fatto anche delle cose sul navale, quindi abbiamo vari settori. Quindi non siamo concentrati solo sul ferroviario, per quello che ancora non ci siamo... spinti al 100% ad aprire. Diversificare il portafoglio. Noi abbiamo sempre diversificato un po'. Anche perché si minimizza il rischio, così sì. anche io credo. Non sono un uomo di impresa, ma fiducia vivo, voglio dire. Nonostante siano andate le lettere, però qualcosa capisco, voglio dire. No? Sì, sì. Così. Ecco, io intanto vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di portare le notizie all'ex ferroviario. Ecco, forse qualcosa interessante sì. che potrei dire, non so se... Sì, perché che comunque abbiamo fatto un bel lavoro in collaborazione, già che parliamo di ferrovie sì. un po' storiche, certo. che abbiamo fatto una sistemazione, un revamping dell'Arlecchino con la Fondazione Trenitalia, o meglio, non l'abbiamo fatto noi perché la commessa è stata presa dalla OMS sì. di Poppi, Arezzo, sì. e ci ha chiamato per aiutarli. È una corazzata del settore. Sì, sì, sono anni. Sì, sono buono del termine. E con il signor Lodi, che pure ci conoscevamo certo. da tanti anni, abbiamo sempre collaborato, e ci ha chiesto se potevamo aiutarlo per quanto riguarda la parte clima, perché voi sapete l'Arlecchino è un... diciamo il primo treno certo. veloce certo, italiano, quindi la Fondazione Trenitalia aveva i fondi per fare questa sistemazione, e quindi abbiamo rigenerato esattamente, ecco, perché non abbiamo rigenerato l'impianto utilizzando dei componenti già esistenti, quindi batterie condensanti, batterie evaporanti, ventilatori, revisionando quello che è, perché anche in alcuni spazi non potevamo inserire dei componenti nuovi, perché dovevi inserire quelli già esistenti,
però sostituendo quello che era magari la parte compressore e tutta la parte gestionale elettronica del, che prima non era un'elettromeccanica, c'era una gestione elettromeccanica. Sì. So che adesso comunque stiamo, dovremmo ultimare a breve questo, questa realizzazione. Questo contatto con Comodo, con la Confederazione per la Mobilità Dolce, che al proprio interno c'è anche l'Associazione delle Foreste Storiche e Turistiche, la Fondazione Trenitalia, insomma, queste cose qua. Sono tutti i contatti che potrebbero portare. Sì, abbiamo collaborato anche anni fa con la Circummetnea per abbiamo installato dei condizionatori sui vecchi treni diesel della Circummetnea. Sì, quindi sulle ferrovie storiche qualcosa abbiamo fatto. E sui treni storici, non su. Faccio una battuta, eccetto Roma dove è meglio dimenticarsi gli autobus. Non solo per voi, voglio dire, in generale. Sì. Va bene, noi adesso ho parlato anche con l'altra volta anche col cavaliere, con uno di due, se non mi ricordo, forse era suo padre, forse sì. Ah sì, con Rito, sì. E ci siamo con lo zio mio zio. Perché sicuramente quando si illuminava la commissione delle ferrovie dimenticate, si pensava di portarli a Villa Maternini, di fare un incontro, da noi, sì, dedicato a tutti questi temi, per avere buoni rapporti. Io non penso sia tempo perso, l'importante è che si faccia, cioè dire che le cose vengano fatte in maniera utile, vietato per di tempo. E questo è il mio slogan, di solito i giornalisti tenderebbero più a far perdere tempo che a fare altri discorsi. Non appartengo a quella genia, ecco, quindi così. Carlo, la ringrazio. Grazie a voi, mi hanno dato la possibilità di presentare anche la nostra azienda. Mamma mia, ma vedrà che veniamo fuori in tempo record, proprio perché siamo vicini a un imminente che si tiene dal 3 al 5, dove voi avete. Noi siamo presenti, sì, saremo presenti. Ho già tutto, avete lo stand, quindi sicuramente. Non mi ricordo il padiglione, ma comunque ci siamo. Dopo grazie, al prossimo appuntamento.